Fermo, fermo, fermo. Se stai guardando questo video e dici sì, ok, però quest'auto costa un sacco di soldi, quindi non è nelle mie corde, fermati per due motivi. Primo, questa non si compra, tendenzialmente si fa leasing o si noleggia. E in quel caso, se andiamo ad analizzare il TCO, che in termini tecnici è il Total Cost of Ownership, il costo di avere quest'auto non è così diverso da quello di una classe E. Che significa? Beh, che al mese tutto incluso, questa fondamentalmente ti costa come una classe E diesel, anche se in realtà è più ricca, è più tecnologica e poi sul listino il numerone è più alto. Punto numero due, anche se questa è un'auto di categoria magari troppo alta per te che mi stai ascoltando, ma anche per me, beh, sappi che in realtà le tecnologie di questo modello, come da tradizione di Mercedes, poi vengono portate anche sulla gamma un pochino più accessibile, quindi vale la pena conoscerle. Ok, iniziamo. Allora, EQS l'abbiamo vista, l'ho portata per quell'occasione in viaggio a Nizza e l'ammiraglia è un'astronave, è potente e lussuosa, però chiaramente è per pochi. Classe C elettrica invece, quando arriverà, sarà un mezzo molto interessante perché amplierà ulteriormente la platea rispetto a questa classe E, oltre a potenzialmente mettere i bastoni fra le ruote alla Model 3 in quella fascia di prezzo che è quella dove ci sono veramente tanti acquirenti. Nell'attesa però è ecco Mercedes EQE, più accessibile, più compatta rispetto alla EQS e chiaramente l'auto che le imprese e i professionisti scelgono a metà tra il viaggio, quindi un'auto che deve macinare tanti chilometri, viaggiare tanto nel comfort, ma anche deve essere lussuosa e deve essere una vettura di rappresentanza. E tra l'altro stiamo andando proprio nella zona di Modena e, giusto per darvi due numeri, il nord Italia ha 40.000 piccole e medie imprese su un tessuto italiano fortemente connotato da questa situazione lavorativa, infatti ce ne sono più di 94.000. Insomma, Tesla è sicuramente nel suo mirino, ma qui il fattore premium è un gradino più in alto per quanto riguarda la qualità degli interni e il lusso tecnologico. La domanda a cui rispondere è quindi, anzi sono due le domande, la prima è come si guida e la seconda è come va il sistema elettrico in termini di autonomia ed efficienza. Vediamolo. Forse, anzi certamente, l'Italia ama di più i SUV rispetto alle berline, grandi o piccole che siano, eppure c'è una fetta appunto molto importante e pronta a mettere le mani su questa categoria. Perché tutt'oggi, anche in un'epoca di SUV, l'auto di rappresentanza per definizione è ancora la classica berlina. Qui abbiamo EQE 350 Plus, Launch Edition, versione speciale limitata di lancio, e AMG EQE 43 4MATIC. Sono due i modelli, si posizionano quasi agli opposti della gamma, sono ordinabili, erano ordinabili già da marzo in Italia e arriveranno nei prossimi tempi. Appunto, sono agli estremi anche i prezzi, vedremo perché fra poco, però prima facciamo un breve recap delle caratteristiche. Innanzitutto le dimensioni, 4,94 metri di lunghezza, è un'auto importante, 1,96 di altezza e 1,51 di altezza con un CX che, come da ultime produzioni di Mercedes, è da record 0,22. Ehi Mercedes, apri la tenda del tetto. Il passo, beh, guardate come ci sto qua dietro, con ben 3,12 metri di passo a disposizione, abbiamo praticamente un salotto viaggiante anche per gente alta, magari come Nicola e Filippo, che possono scendere sfruttando proprio questa lunghezza. Il bagagliaio, beh, qui non è enorme, effettivamente ci sono 430 litri a disposizione, insomma, se dovessimo inquadrarla nel mondo termico, siamo in misure simili a quelle della CLS, guardandola da fuori. Dentro, in realtà, è molto più spazioso di una classe E e l'unico punto debole resta appunto il bagagliaio, che è buono ma la bocca è un pochino stretta, insomma come le berlinone, e anche tra le berlinone CLS aveva un taglio un pochino diverso, non è tra i più generosi. Qui si è scelto di puntare tutto sull'abitacolo, insomma, ed è una scelta sicuramente sacrosanta. Parliamo della tecnologia, potete avere MBUX Hyperscreen, lo conosciamo da tanto e non può mai annoiarci, è bellissimo. Se amate la tecnologia, un display unico, c'è anche quello dedicato al conducente, si aggiorna, ha una grafica spettacolare e moderna, ha sotto alla scocca un bel processore, insomma, magari ci faremo uno speciale più avanti. Qui comunque abbiamo la versione MBUX normale, senza quell'hyperscreen, e
ha il suo perché, perché lo schermo è davvero molto grande e a parte quell'effetto wow tutte le funzioni sono le stesse. Tra l'altro qui sotto c'è una CPU a 8 core, 24 GB di RAM e una larghezza di banda di 46,5 GB per secondo. Insomma, sono numeri davvero importanti anche se andiamo a paragonarli con i classici computer casalinghi. Sempre parlando di cosa c'è qua sotto, più o meno nella parte anteriore della vettura, c'è un filtro HEPA. È un filtro che ormai sembra essere diventato d'obbligo dopo che ci siamo spaventati tutti, un po' per la pandemia, un po' per l'inquinamento crescente. È un filtro davvero gigantesco che trattiene praticamente il 99,75% del particolato e contribuisce a farci sentire un po' meglio, a farci respirare un po' meglio all'interno dell'abitacolo. Tra l'altro, le versioni che hanno quel filtro hanno anche un naso digitale che ci dice quant'è il particolato rilevato in quel momento, quindi analizza un po' la qualità dell'aria. Parliamo a questo punto del motore e della batteria. Questa è la QE350, quindi significa avere 215 kW, quasi 300 cavalli e 530 newton per metro di coppia, numeri di tutto rispetto, si traducono in uno 0-100 da 6,4 secondi e il merito è del motore. Un motore elettrico che ci dà la trazione al posteriore e un sincrono a magneti permanenti. Se siete tra i nerd volete sapere anche questi dettagli. Parliamo invece della batteria. In questo caso abbiamo 90 kWh, Mercedes ci dichiara fino a 654 km per la 350 Plus, fino a 533 per la versione AMG col doppio motore, chiaramente dati riferiti al ciclo WLTP. Qual è la tecnologia delle celle che hanno montato qui? La chimica è la NMC, quindi nickel, manganese e cobalto, 8 parti di nickel, una parte di cobalto e una parte di manganese, con una garanzia che è di 10 anni o 250.000 km, quindi avete davvero una signora garanzia. Parlando di auto elettriche, se le conoscete e le analizzate davvero bene, bisogna parlare però anche della curva di ricarica, perché qui l'auto in corrente continua si ricarica al massimo a 170 kW, quindi dal 10 all'80% in 32 minuti. In valore assoluto non è un numerone, però è importante la curva e la vedremo successivamente, perché se voi sparate in alto e poi la curva scende subito, è un'auto che ha prestazioni inferiori rispetto a sparare in alto e tenere una curva molto più alta e tenere quindi la alta potenza più a lungo. La chiave di tutto questo è come il produttore ha tarato la vettura e come lavora il sistema di gestione termica. Infatti, se voi tenete la potenza alta ma non troppo, il sistema di gestione termica lavora sempre al suo regime ideale, mai in affaticamento, e quindi si può tenere quella famosa curva piatta e più a lungo, così che il picco poi non viene espresso per 2 secondi per avere il numerone e poi in realtà ci mettete più tempo a caricare, perché fondamentalmente tutto si traduce in termini di tempo. L'altro vantaggio è che poi salvaguardate l'impianto di bordo e salvaguardate le celle per averle performanti più a lungo. In più chiaramente c'è riscaldamento e raffreddamento in vista delle ricariche rapide autostradali, che viene impostato tramite il computer e la gestione termica di bordo. Per le opzioni di ricarica in corrente alternata invece avete le classiche 7,4 in monofase, 11 kW in trifase di serie, però c'è anche l'optional di poter avere il caricatore trifase da 22 kW, non ce l'hanno tantissimi. Giusto per farvi vedere le condizioni sono reali, 140 di cruise control adattivo, in questo momento siamo più o meno a 130 perché l'auto davanti non sta andando oltre, climatizzatore attivato su una temperatura di comfort di 20, in realtà dovrei metterla a 21 perché 20 è anche un po' freschino, però tutto reale. Sono arrivato ora all'80% e con questo andazzo, che è il solito 140 di cruise adattivo, mi dà altri 413 km oltre ai 94 che ho percorsi. Tra l'altro questa è una schermata molto interessante perché vi dice come potete aumentare l'autonomia. Fondamentalmente vedete che il clima, gli interni, il raffreddamento del sedile non è che vanno a influire più di tanto. Quello che cambia è la funzione guida eco, che ci dà 42 km in più, limitando un pochino la potenza, però davvero ottima finora la risposta. Vedremo poi a fine prova quale sarà il risultato. Ricarica partita, siamo già a 142 kW di potenza, quindi davvero niente male. Direi che i suoi 170 chiaramente di picco li sta più o meno rispettando. Ora
è sceso un pochino intorno ai 134, vediamo poi comunque come sarà questa curva. Siamo arrivati al 70% e sta ancora pompando 90 kW, quindi davvero una buona resa e una buona curva. Siamo arrivati al 78% e lei è scesa un pochino, però siamo ancora sui 67 kW, quindi continua ad avere una buona curva. Il pranzo qui all'area di servizio ci ha preso molto più tempo di quanto mi servisse per ricaricare l'auto, anzi in realtà non mi serviva ricaricarla perché ero al 48%, quindi se ne è arrivato tranquillamente a casa. Però ne approfitto per raccontarvi una curiosità sulle Free 2X, perché queste colonnine ad alta potenza hanno 300 kW in totale, tra l'altro si tarano in base alla vettura che andate a collegare, quindi se ce ne sono due collegate loro cercano di dare il massimo a ognuna delle due, le testano per vedere, che ne so, una accetta 100, l'altra accetta 200, allora in quel caso dividono la potenza per dare il massimo a ognuna delle due. Se poi chiaramente sono due auto uguali, a quel punto si divide in maniera simmetrica tra le due. Diventa sempre più importante con la diffusione dell'elettrica parlare anche dei servizi. Qui abbiamo Mercedes Mi Charge. Quanto costa il nuovo, la nuova versione? Perché sapete che da giugno arriverà una nuova versione. Beh, hanno finalmente svelato gli abbonamenti. C'è una taglia S che è gratis per tutte le vetture e quindi pagate a consumo in base al provider, alla colonnina, a chi è il proprietario di quella colonnina a cui vi state collegando in quel momento. La taglia M è proposta di serie per tutte le plug-in di casa Mercedes, in questo caso dopo il primo anno di abbonamento incluso pagate 4,90 al mese e avete un prezzo calmierato per le ricariche in AC, in continua, oppure per le Ionity. Qui è più importante parlare della taglia L, anche qui gratis un anno su tutte le elettriche, e vi permette di pagare 0,40 su qualsiasi colonnina in corrente alternata, 0,51 su qualsiasi colonnina in corrente continua e solo 0,31 su qualsiasi colonnina di Ionity, a fronte di un costo mensile fisso di 16,90. Fate da soli i conti, ma è chiaro che se viaggiate tanto questa vi conviene, perché pagate molto meno Ionity, molto meno le colonnine e soprattutto, qualsiasi sarà il prezzo, Mercedes compenserà la differenza. Se il provider della colonnina Enel X lo aumenta, ci pensa Mercedes a pagare il resto, voi pagate il fisso di 0,40. Parliamo della meccanica, perché resta sempre un'auto, ricordiamolo, e Mercedes punta a quel mix tra comfort e piacere di guida. A entrambi gli obiettivi, tra l'altro, concorrono sia il setup con il pianale che ci propone, un anteriore con quattro bracci, un posteriore multilink ispirato alla classe S, sia la possibilità di avere le Airmatic, le sospensioni pneumatiche con regolazione adattiva degli ammortizzatori, ci permettono anche di variare l'altezza da terra, quindi una comodità in più, e soprattutto in viaggio sono davvero un lusso, una comodità importante. In realtà anche con il setup base, quindi quello con le classiche molle, questa EQE è davvero eccezionale, è fatta per stare comodi e poi è anche pratica, perché il posteriore sterzante, per esempio, è quel sistema che ci crea un passo virtuale accorciato e ce la fa guidare come se fosse una vettura di classe molto più compatta, e quindi il raggio di sterzo si riduce col massimo setup, quindi 10 gradi di sterzata, di controsterzata delle ruote posteriori, fino a poco più di 10 metri, praticamente misure da utilitaria. Quando scegliete la versione con l'iPad screen avete lo schermo del passeggero che può proiettare contenuti multimediali, però lei è intelligente, la videocamera vi controlla e se vede che il guidatore butta l'occhio sullo schermo del passeggero disattiva completamente la riproduzione. Così dice: se tu non guardi il passeggero può godersi i suoi film, YouTube, eccetera eccetera, se tu invece guardi, ah, ti punisco e io disattivo tutto, così ti riporto all'attenzione. Tra l'altro la telecamera viene utilizzata anche per un sistema di attenzione, di monitoraggio dell'attenzione del conducente molto più fine, perché guarda il battito delle palpebre e capisce quando sta per arrivare il colpo di sonno annunciato. Avete presente quando si dice ti sta calando la palpebra? Ecco, lei monitora proprio quel parametro lì e riesce ad essere proattiva nel capire quando siamo stanchi. Parlando di ADAS, chiaramente questa Mercedes EQE è al top del mercato. Ormai i tedeschi hanno chiarito che la loro tecnologia è tra le migliori e lo dimostra questa situazione. Sono nel traffico delle tangenziali di Milano, in questo caso io ho messo il cruise control adattivo, ha un sistema che mi gestisce l'auto, me la mantiene al centro della corsia in situazioni di traffico, quindi il famoso traffic jam assist o sistemi assimilabili, e soprattutto in Germania poi verrà lanciato un livello 3 della guida autonoma, qui abbiamo un livello 2 molto evoluto, in Germania arriverà quest'estate normativamente anche la possibilità di accedere al livello 3, quindi dare più autonomia alla vettura, che comunque, come potete vedere in questa situazione perfettamente dimostrativa, in situazioni di traffico scarica
scarica davvero tanto dello stress dal conducente, perché io devo solo appoggiare le mani, qui abbiamo un volante capacitivo e lei si occupa di tutto il resto. Insomma, se devo dirvi la mia, ad avere i soldi per comprare o questa o la EQS, che è molto più costosa, comunque io preferirei questa, perché le misure sono già più compatte, perché si guida in maniera un pochino più brillante a livello dinamico e perché alla fine mantiene lo stesso lusso dove conta in tutte le caratteristiche, che sia l'isolamento acustico, che sia la qualità dell'abitacolo e dell'interno, l'arredamento stesso, il feeling che vi dà di vettura premium. Poi se volete c'è anche tutta la parte di illuminazione ambientale, che di notte sicuramente fa il suo bel effetto, lì dovete essere pro o contro, perché magari qualcuno che è più vecchia scuola tutte ste lucine da circo non le vuole, invece qualcuno che magari è un pochino più moderno è affascinato dal viaggiare con questo ambiente lounge la sera. Tra l'altro c'è anche qui un motore che tutto sommato nella sua versione base si difende davvero bene per questa trazione posteriore, e gli ADAS alla fine ci sono tutti, quindi è praticamente la copia un pochino più piccola, pratica e compatta della EQS, se vogliamo definirla così. Parliamo a questo punto della guida. Come va? Beh, al volante della versione base scopriamo che l'idea è quella di un'auto comoda, che scatta rapida, ma non ci dà mai quel calcio alla schiena, quello scatto teslaro, o comunque che probabilmente sentiremo anche sulla MG, che ti incolla al sedile, incolla al sedile i passeggeri. Lei, anche quando la mettete in sport, il selettore tra l'altro qui è un tasto fisico, è rapida, ma in realtà è molto rilassata, è una grande mangiatrice di autostrada, è altrettanto comoda in assorbimento, sia qui nei giunti autostradali, sia in città, nelle classiche buche o nelle strade disastrate del famoso extraurbano, che ha sempre la sorpresa dietro l'angolo. Chiaramente le buche, quelle più estreme, se avete l'impianto, il setup base, dovete un po' subirle, ma se andate molto veloce sono buche molto profonde, perché c'è un peso maggiore a livello della batteria e quindi ci fa subire un pochino questi scostamenti verticali. Però in realtà, se voi andate a prendere le sospensioni ad aria, quelle si comportano davvero bene e hanno, anche in queste situazioni che sono, cioè, tendenzialmente sono le situazioni che vi buca la gomma, quindi cerchiamo di evitarle, però anche in queste situazioni quelle hanno comunque una risposta un pochino più morbida. Questa è una trazione posteriore che sì, è paciosa perché vuole esserlo, non sarà fatta per driftare come altre trazioni posteriori, però in realtà non va affatto scambiata per un'auto addormentata, perché qui voi andate a mettere in sport e vi lancia a velocità da 130 a 100 e oltre, ci vuole davvero pochissimo, quindi è quell'auto che sull'autobahn non vi fa affatto sfigurare nelle gare di accelerazioni. E poi nell'extraurbano si guida effettivamente meglio rispetto a una EQS, che è molto più ammiraglia, molto più transatlantico. Qui invece avete uno sterzo che è più diretto, più reattivo in sport, avete un passo che comunque è accorciato, avete misure generali che ve la rendono un pochino più snella, e chiaramente anche in termini di qualità avrete sicuramente un gran viaggiare, perché qui l'isolamento acustico è a livelli della EQS, è comunque un'ammiraglia, è comunque superiore ad auto della stessa categoria e magari perde un pochino in super lusso rispetto all'EQS, però ci propone comunque interni che hanno la stessa tecnologia, un isolamento acustico che è molto molto simile e che anche a velocità superiori a quelle da codice vi fa stare davvero bene a livello di orecchie, e soprattutto risulta anche meno filtrata a livello delle ruote, quindi vi fa sentire un pochino di più piloti, vi mette anche un pochino più a vostro agio a livello di dinamica di guida. Tra l'altro sembrano pochi, però passare dai 2480 kg della EQS ai 2350 di questa EQE fa la differenza, specie se poi considerate che comunque siete supportati dal motore elettrico, che la coppia ve la dà subito. Tra l'altro non c'è solo un isolamento a livello delle ruote, che effettivamente sono forse l'unico rumore che voi andate a sentire, ma sentite molto più attenuato rispetto a tantissime concorrenti, ma c'è anche l'assenza completa di frusci aerodinamici forte di quel CX davvero affinato. E c'è anche una piccola chicca in più, perché il gruppo motore propulsore, le ATS, ha una sua ulteriore copertura NVH, quindi Noise Vibration Harshness, che lo avvolge e che quindi va ad attutire ulteriormente quei rumori, perciò non sentite neanche quel sibilo che in alcune elettriche poco insonorizzate arriva proprio dal motore.
Parliamo a questo punto della guida ad un pedale. Beh, qui avete tre livelli di rigenerazione, in realtà potete lasciar fare tutto all'auto. Ecco, lì forse io vorrei un comportamento un po' più affinato nella gestione automatica, però quando noi andiamo ad agire con le palettine, la sinistra per un maggior recupero, la destra per lasciarla invece più scorrere d'inerzia e tenere l'abbrivio, beh, in quel caso avete comunque un buon sistema di rigenerazione e lo scalino effettivamente non è così eccessivo tra quando chiude, quando finisce la parte di rigenerazione, quando invece attacca la parte dell'impianto freni. Parliamo dei prezzi. Beh, si parte da 93.000 euro per la EQE 350 Plus Launch Edition, che è una versione tutto incluso. Avete MBUX, l'Hyperscreen lo pagate a parte, però l'allestimento è uno, e l'allestimento premium è a tutto di serie. Per esempio i cerchi sono in lega da 20, il colore, il nero è gratuito, gli altri li pagate, ma questo ovunque. Poi ci sono le luci digitali, ci sono tutti gli ADAS, la videocamera a 360 gradi, parcheggio assistito, cruise control adattivo, lo sterzo attivo che tiene l'auto al centro della corsia, frenata automatica d'emergenza. Insomma, davvero il pacchetto degli ADAS è molto lungo, fate prima a leggerlo sul sito, però fidatevi che qui avete la completezza più totale di un livello 2. Android Auto e Apple CarPlay ci sono anch'essi di serie, sono wireless, l'antifurto con la videocamera, gli schermi da 12,3 e da 12,8 pollici, l'Hyperscreen appunto lo pagate a parte, il climatizzatore, multizona, luci ambientali, keyless completo, perché su un'auto del genere non potete andare ancora in giro a infilare la chiavetta, ricarica wireless per gli smartphone e altre chicche, tra cui tutta la parte di allestimento interno. Insomma, cos'è che pagate a parte? Beh, tetto panoramico apribile 1855 euro, parabrezza riscaldato 707 euro, gancio traino con ESP che vi stabilizza il carrellino 1025 euro, sedili se li volete massaggianti ben 1781, altrimenti se li volete rinfrescati, perché quelli riscaldati sono di serie, 939 euro. Poi cos'altro? Ah sì, potete avere i sedili dietro riscaldati a, mi sembra, 440 euro, e le quattro ruote sterzanti appunto si pagano 1586 euro. Se invece volete fare il passo in avanti, quindi prendendo la MG con due motori, 350 kW, vi sparate da 0 a 100 in 4-2 secondi, avete 858 Nm metro di coppia fino a 210 km/h di velocità massima, 116.000 euro. In quel caso potete avere la Premium o la Premium Plus. Tra l'altro c'è una cosa interessante, vi metto questo screenshot, guardate cosa si sono inventati per sistemare e ridurre un po' la situazione dei tempi di attesa che oggi si sono allungati. Beh, voi configurate la vettura e poi loro vi dicono: ok, quest'auto ci vogliono 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi per averla così come l'hai configurata, ma sappi che c'è una vettura in pronta consegna che ha quasi tutto quello che vuoi te, però te la do subito. Insomma, è davvero interessante questo approccio, specie in un periodo come quello attuale, che le crisi varie che ci sono nel mondo ci hanno costretto a tempi di attesa enormi. Parliamo della Business, la versione un pochino più base arriverà, si chiamerà EQE 300, sarà chiaramente più scarica di accessori, però bisognerà aspettare un pochino di più, ci saranno quattro versioni per un modello che esce con 244 cavalli e promette 600 km, chiaramente avendo una potenza un pochino più ridotta. Ho esordito parlandovi di un TCO, il costo. Proviamo a fare un confronto tra una classe E, la 300D in allestimento abbastanza completo, e questa EQE 350 più versione di lancio. Allora, innanzitutto parliamo dei prezzi. Qui ballano tra la classe E e la EQE 18.000 euro, ma questa versione di lancio ha dentro 8.600 euro di accessori che di là ci costerebbero. A parità di anticipo, quindi diamo sull'unghia 21.000 euro per entrambe le auto. Con la classe E voi pagate 688 euro al mese, invece con la EQE voi pagate 1.018 euro al mese. Una è la E300D 4MATIC, l'altra è la EQE 350 più. Chiaramente il leasing per entrambi viene fatto su 36 mesi, viene fatto con 90.000 km, queste sono auto che tendenzialmente viaggiano tanto. La cosa interessante è che il costo, il total cost of ownership, che quindi include il bollo, l'RCA, l'eventuale accesso all'area C, i parcheggi, il carburante, la manutenzione, facendo tutti questi calcoli qui, praticamente al mese possedere una classe E vi costa 1.279, possedere una EQE vi costa 1.270, però con il vantaggio che avete un'auto più ricca di tecnologia, più moderna e più costosa tecnicamente di listino, con l'altro vantaggio che tutti gli accessori qui sono inclusi e quindi nell'ottica del valore residuo, nel valore finale garantito, questa vi vale di più e non si va a mangiare il costo degli optional.
Parliamo dei difetti. Beh, innanzitutto oggi è difficile trovare dei grandi difetti sulle auto perché tutta la parte di progettazione diventa molto più assistita dai computer rispetto a un tempo dove magari l'auto sbagliata rischiava di uscirti perché facevi tutto sulla carta. Quindi più che difetti si tratta di cose che magari non piacciono, ma a me soggettivamente. Oggettivamente non è che è una cosa così astrusa. Sto parlando del pedale del freno. Qui avete tre modalità di rigenerazione. Quando voi andate a mettere nella terza modalità, quindi la di meno, quella più rigenerativa, dove potete avvicinarvi molto ad una guida, ad un pedale, il pedale del freno va automaticamente a entrare un pochino, come se lui avesse già applicato la pressione massima necessaria, che è quella poi risultante dalla rigenerazione tramite il motore, quindi il recupero dell'energia in decelerazione e frenata. Ecco, a me non piace il fatto che il pedale del freno si sposti a seconda della modalità di guida, preferisco un sistema più tradizionale in cui faccio tutto così com'è, e anche su questa EQE con il pedale dell'acceleratore, quindi mollo per frenare quasi fino allo stop e accelero, però allo stesso tempo il pedale del freno resta lì nella sua stessa posizione a cui sono abituato. Qui è come, specie se non siete abituati, i primi tempi andate un po' a vuoto perché lui è andato più indietro proprio per prevenire la parte della corsa che normalmente sarebbe demandata appunto alla rigenerazione, perché ricordiamo che la rigenerazione in condizioni normali avviene anche premendo il pedale del freno, solamente che la prima parte della corsa non va ad attivare il circuito idraulico che poi va effettivamente a pinzare sul disco, ma elettronicamente viene gestita l'attivazione massima di un recupero tramite il motore. Insomma, spero di essere riuscito a spiegarmi. Parliamo invece a questo punto dei consumi, perché questa è la prima Mercedes che riesce effettivamente a stupirmi, e perché vi dicevo all'inizio, non sapendolo, ora questa prova mi dà ulteriore conferma che sarà in grado di rivaleggiare con Tesla, proprio perché l'efficienza qui è davvero ad ottimi livelli. Infatti in un contesto autostradale da Milano verso Modena io sono riuscito a ottenere una media di poco più di 18,5 fino ai 19,5 con un cruise control adattivo impostato ai 140 km orari. È vero che nella parte cittadina per uscire dalla città c'è stato un po' di traffico, ma in realtà poi l'autostrada l'ho fatta completamente sparato a 140. Con questi numeri alla mano, quindi voi potete credere al computer di bordo che qui mi dice, dopo la ricarica in autostrada nella colonnina Free2X, che ho 490 km di autonomia, oppure potete mettervi a fare i calcoli in base alla rilevazione presa tramite OBD del consumo e quindi fare i 91 quasi kWh diviso questi consumi, e scoprite che riuscite a fare almeno 480 km in queste condizioni. E le condizioni sono le seguenti: temperatura che è passata da 25 a 28 gradi, climatizzatore impostato sui 21-21,5, sedili raffreddati sempre attivi perché la mia schiena la voglio bella asciutta, e cruise control adattivo con tutti gli ADAS che sono sempre in funzione, come avete visto durante il video. Insomma, qui ci siamo, questa è la Mercedes che riesce a rivaleggiare con le elettriche di riferimento del settore, quindi parliamo di Tesla. Prima lo faceva anche a livello di qualità, ma magari l'efficienza sulle piattaforme miste come quella di EQA, EQB ed EQC doveva essere rivista. Con questa nuova piattaforma, che rispetto all'EQS perde anche del peso e quindi è meno ammiraglia e meno transatlantico, riesce effettivamente a diventare un'auto che affronta l'autostrada senza patemi d'animo, complice poi anche una rete che effettivamente l'abbiamo visto qui in questo autogrill, in questa area di servizio, inizia a svilupparsi con progetti come Free2X, con progetti come Ionity, con progetti poi con tutto quello che deriverà anche nel mondo extra autostradale, quindi tutti i vari operatori, B-Charge, NLX, eccetera, eccetera. Insomma, qua siamo arrivati al punto in cui si può viaggiare anche con un'elettrica che non si chiama Tesla, e questa è una svolta molto importante, e soprattutto è una svolta che ci fa capire che lo stato solido, sì, le batterie con questa tecnologia cambieranno molto le cose, ma secondo me le cambieranno a livello anche di prezzi sulle auto più compatte, sui segmenti più bassi. Oggi sul segmento alto di gamma possiamo già viaggiare anche con la tecnologia ioni di litio, perché questa efficienza è arrivata davvero a livelli da player principale del mercato, che chiaramente sono gli americani di Tesla. Bene, con questo è tutto, io vi saluto e vi ricordo che su hdmotori.it ci sono tutte le informazioni, i prezzi, i listini, le varie offerte, e se avete domande, come al solito, lo spazio per i commenti è a vostra disposizione. Luigi Merita, alla prossima, ciao!